Facciamoci venire un'idea valida piuttosto. Oh, sì. Oh, tu Simone, mi dà fastidio quando mi tocchi. Oh, Madonna benedetta, che c'è? Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Ecco, il lascia passare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Bravo! Bene, benvenuto così. Don't break my ball! Non ho afferrato, scusa. Non mi rompe i coglioni! La cerbottena. Quale cerbottana? La cerbottena di tua madre! Quando mi prendono per il culo a me, io divento una bestia feroce. Mi si irrigidisce tutta la cartilagine di questa mano destra e sono capace di tutto. Diventa come una lama d'acciaio. Io ti do una botta che ti spezzo la vertebra dalla carotide, capito? Quando è vera la Madonna dell'ingoronete ti faccio finire sulla sedia a rotelle. E va! Vado a San Teodoro! E dov'è? Dove tutti si fanno i chezzi oro! Sì, amore. Dove state andando voi? Andiamo a goderci gli ultimi attimi di pace. Il mondo sta per finire. Uomo. Però la sera... Uomo, vieni sempre a casa mia a sbafacchiare e a mangiare. Tre bistecche alla volta ti fotti. Uomo. Papà, perché me lo tratti così? Perché? Perché mi sta antipatico? Non fare così e se gli viene un trauma. Ma che me ne frega del trauma? Uomo, fermati, no, te lo devo dire. Ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle. In senso epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle, va bene? Lascialo perdere, vieni. Oh, mi sento meglio, sono liberata adesso. Tu devi solo obbedirmi ciecamente. Quando io ti dico di stare, stai. Quando ti dico di andare, vai. Adesso, vai. Dove? Al solito posto. A fare le pulizie. A fare in culo. Eh sì, certo. Vai. Ciao, ne? Secondo me tu vuoi fare troppo il dritto. C'è la chepa tosta. Tu sei una testa di sesso. Cioè, come dire una testa di sasso? No, come dire una testa di chezzo. Da posto. Tariffa, quand'è? Per le otturazioni? Per le otturazioni? C'è la miseria, ma siete geniale proprio. Le inventate tutte, giustamente. Sì, per le otturazioni. Più o meno 20.000 lire. Più o meno? 20.000. Precise. Allora... 5. 5 otturazioni. 5 otturazioni? Sì, sono 2 anni che... Va bene, allora io segno 5 otturazioni. 5. Preferisce la titolare o suo marito? Questo non l'ho afferrato adesso, Oh, e perché? Vigliacco, ipocrita, cattivo, vipera, lascivo, lubrico! Ma Monica, ma non ti riconosco! Stronza! Adesso ti riconosco. Ecco. No, fermati, no, te lo devo dire, ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle. In senso epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle! Ma hai rotto le pelle, va bene! Lascialo perdere! Oh. Basta, dico io adesso! Che sono la mia dignità! Che sono uno stronzo io! Un pupazzo! Allora me lo faccia vedere. Perché? Si stupisce? In 5 anni di esperienza sapesse quanti ne ho visti. Lunghi, corti, quadrati, a punta, a falce, a martello. A falce e martello! Tipo Berlinguer! Persino a tenaglia e a imbuto. Beh, questa imbuto è troppo bella, devo raccontare. Imbuto deve essere una cosa... Allora, apra e me lo faccia vedere. Beh, oh, sto punto. Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando. Amore, non c'è più bisogno, sono tornata. Non mi frega niente a me. Torna dall'architetto. Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni. Vabbè, non c'ho fretta io. Posso aspettare tanto tempo, eh? Trigliceridi? Colesterolo? Scusi, sono non vedente. Vedo. Dovrei andare in bagno. Mi darebbe una mano? In che senso, scusi? Mi potrebbe tenere il cane. Ah, no, perché siccome una volta un grande invalido di Barletta, un mio amico, no? Non c'aveva nessuno delle 2 braccia. Mi disse, capito? Non si preoccupi, il cane glielo tengo io. È il mio mestiere. Si fidi ciecamente. Tariffa, quand'è? Per le otturazioni? Per le otturazioni? C'è la miseria, ma siete geniale proprio. Le inventate tutte, giustamente. Sì, per le otturazioni. Più o meno 20.000 lire. Più o meno? 20.000. Precise. Allora... 5. 5 otturazioni. 5 otturazioni? Sì, sono 2 anni che... Va bene, allora io segno 5 otturazioni. 5. Preferisce la titolare o suo marito?
questo non lo ha Ferretto adesso, eh. Siamo da 4 ore a parlare di mangiare, di tagliatelle, di pollo e di cosce, dell'ale, dei motori, e io c'ho fame. Sono 2 giorni che non mangio, io c'ho fame. Se ti credi prende per il culo a me, ti sbagli, capisci? Perché io sono buono e chiaro, ma se mi inghezzi mi prendono in 5 minuti. Ti spezzi lo stecca a e ti metti in testa tre gol. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi veri! Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante e né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana, nato. Claro. Andiamo, va. Donna benedetta d'alto mare, tutta la iella butta la mare. San Zampino di Canosa, fa che non mi succede qualche altra cosa. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Finocchio a chi, scusa? Ma sto parlando da solo, cosa vuoi? Oh. E perché? Vigliacco, ipocrita, cattivo, vipera, lascivo, lubrico! Monica, ma non ti riconosco. Stronza! Adesso ti riconosco. Ecco. Sono gli spaghetti alla puttanesca, i bucatini alla zozzona e i rigatoni alla caghe de sutto. Per me un panino al prosciutto. Quanto lo pagate il sangue al litro? 40.000. Me ne tolga 3 litri. Sono 2 mesi che non piove, sembra un deserto. Ma è possibile che in questo paese maledetto non cada mai una goccia? Ehi, voi, lassù! Decidetevi, o mandate giù i cammelli o un po' d'acqua, eh? Oh. Grazie, grazie. Grazie. Oh, finalmente. Grazie, va bene così. Così va bene. Un po' meno. Un po' meno. Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta, basta. Il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame. Poi trasporto il letame. Poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. Fumatori o non fumatori? Non fumatori. Ci sarebbe un'eccedenza di bagaglio. Ma come? Io non ho bagaglio. E quel baule lì dietro come lo vogliamo definire? Tenga, vada. Permesso! Oh, ma... insomma, bisogna chiudere un occhio. Oh, mi scusi, non l'avevo vista. Nemmeno io. Visto, è un cieco totale. Sì, ho visto. È stata una svista. Vabbè, avrò un occhio di riguardo, le darò un posto vicino al finestrino, va bene? Prego. Venga, cieco. Sacerdote. Scusi, ma siamo tranquilli su questo aereo? Lei è nelle mani di gente competente, imbecille. Ma noi non ci siamo già visti da qualche altra parte? Il mondo è piccolo, come lei tenga, vada, vada. Aiuto! Dai, deciso, sacerdote! Aiutatemi! Signora, che fa? Ma mi sfracella l'aereo così, dai! Che culo! Mangi meno, no? Aspetti, disincaglio io! Voi due non fate casino, mettetemi in fila indiana. Ma noi siamo essi siamo. Dall'accento non si direbbe. Pronto! Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scoreggione? State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia. Pronto! Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti! Cosa fai? Mangi? Eh? E la preghierina non la dici? Padre nostro che sei nei cieli, spero che tu stia bene perché io qui faccio una vita d'inferno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, possibilmente fresco. Faccio presente che non ho debiti, non ho debitori. Dove vivo non ci sono tentazioni così.